Allora, ciao a tutti, sono Antonella Pellegrini, lavoro per il servizio informatico dell'istituto. Abbiamo presentato questo progetto all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro. Ok, scusate, ok. Perché pensiamo che l'informatica sia trasversale a tutti quanti i processi di un ente, che sia questo pubblico o privato. E per questo abbiamo dato il nome LIT nei processi aziendali, sinergia e trasversalità. Che cosa fa il servizio informatico all'interno dell'istituto? Ci occupiamo di diverse cose, ci occupiamo di office automation e di help desk. Ci occupiamo di gestione di infrastruttura tecnologica, di rete di sicurezza telematica, dello sviluppo e della gestione dei sistemi informatici. Che cosa fa l'help desk? L'help desk fa l'organizzazione e la gestione delle attività per assicurare sia il supporto hardware che software alle postazioni di lavoro. Va a pianificare e a gestire l'approvvigionamento delle apparecchiature informatiche, delle licenze del software di base dell'office automation per le nostre postazioni di lavoro. Va a definire tutte quante quelle procedure per standardizzare le nostre configurazioni. Assicura la manutenzione e l'aggiornamento tecnologico, va a gestire il nostro magazzino e assicura il supporto informatico agli eventi che avvengono in istituto. Poi abbiamo chi si occupa della gestione delle infrastrutture tecnologiche e quindi abbiamo la parte di gestione sistemistica di tutti quanti i nostri sistemi, sia a livello hardware che a livello software. Andiamo a definire quali sono le politiche di backup e di sicurezza per consentire una continuità operativa dei nostri sistemi. Andiamo a progettare anche in questo caso delle configurazioni standard per i nostri sistemi ed assicuriamo quella che è la manutenzione evolutiva importante per il mantenimento delle attività. Ci occupiamo ovviamente anche della progettazione, gestione e manutenzione della nostra infrastruttura di rete, di quelli che sono tutti quanti i servizi legati all'infrastruttura, quindi alla parte di mail, di FTP, di DNS, di DHCP. Andiamo a garantire la connettività ad internet e alla sicurezza del nostro della sicurezza telematica del nostro istituto. Andiamo ad effettuare il monitoraggio ai fini del funzionamento e di un miglioramento di quello che già facciamo e siamo il centro di competenza per la rete SPC, ossia del sistema pubblico di connettività. Sotto il profilo dello sviluppo dei servizi della nostra intranet andiamo sempre a progettare, implementare, assicurare il supporto e la cura e la manutenzione di tutto quanto ciò che gira sui servizi della intranet e tutto ciò che viene richiesto dall'istituto per la manutenzione interna. Andiamo a definire quelli che sono gli standard tecnologici di sviluppo per applicazioni che poi si appoggiano sulla nostra intranet. E sotto il profilo della gestione tecnica curiamo quello che è la nostra interfaccia verso l'esterno, quindi il nostro sito istituzionale. Poi abbiamo la parte di gestione dei sistemi informatici. Anche in questo caso andiamo ad assicurare la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici gestionali dell'istituto, che possono essere realizzati o internamente o esternamente. Ad esempio il sistema di gestione della contabilità o ancora il sistema di gestione documentale. Nel caso in cui questi prodotti vengano offerti da terze parti, quindi non sviluppati internamente, andiamo a curare il rapporto con il fornitore. Inoltre aiutiamo gli utenti durante tutto quanto il processo di formazione rispetto al software che è stato realizzato o stato acquistato e andiamo ad aiutarli nella messa in produzione delle nuove versioni o delle nuove richieste che ci vengono fatte. E ci occupiamo poi di andare a digitalizzare i processi dell'amministrazione e i suoi procedimenti. Ed in questo ambito abbiamo già sviluppato diverse applicazioni. Nell'ambito, ad esempio, della Seveso, ossia del decreto legislativo 105/2015, abbiamo realizzato diverse applicazioni web che consentono agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di inviarci la loro notifica e quindi tutte quante le loro informazioni e di gestire il tutto solo telematicamente. Abbiamo aiutato il servizio della certificazione ambientale EMAS a realizzare un'applicazione che consente la registrazione e la certificazione ambientale. E internamente abbiamo digitalizzato il processo per la pianificazione dell'acquisto.
Qui abbiamo elencato soltanto gli ultimi lavori fatti, ovviamente in quest'ambito ci siamo mossi sotto diversi aspetti. E proprio nell'ambito di questi aspetti abbiamo pensato il vostro progetto, il progetto dell'alternanza scuola-lavoro, e questo perché sappiamo che c'è necessità di gestire sia i dati che i flussi procedurali e che questa è una cosa che riguarda sia il pubblico sia il privato. E a questo scopo ci rendiamo conto che è necessario formalizzare il progetto che va ad analizzare in profondità qual è il processo che deve essere digitalizzato per capire qual è la strategia più corretta da utilizzare per la sua realizzazione. La componente IT delle aziende, in modo trasversale a tutti quanti i processi, a tutte quante le unità, deve partecipare e collaborare all'analisi e alla proposizione di questa risoluzione, produrre documenti che vadano ad analizzare il processo, dare delle soluzioni, implementare e testare ciò che è stato rilasciato. Quindi con questo progetto noi vogliamo dare l'opportunità a voi ragazzi di immergervi in una realtà IT della pubblica amministrazione che lavora di fianco a tutte quante le altre realtà e che va a risolvere un caso di studio, cioè una problematica che effettivamente esiste. E quindi verrete coinvolti nella fase di implementazione dell'applicazione e di test e di generazione di tutta quanta quella documentazione che è importante generare a corredo di un'applicazione sviluppata. Quello che noi facciamo all'interno dell'istituto è questo, è che in realtà poi è un quadro di lavoro che viene utilizzato in maniera sistematica all'interno di tutte quante le aziende. Noi siamo un'organizzazione, in quanto organizzazione abbiamo la necessità di digitalizzare i nostri processi. E che cosa accade? Accade che si vengono creati dei team di esperti, non soltanto informatici, ma esperti del processo. Questo team di esperti cosa fa? Lavora insieme. E lavora su cosa? Lavora sui dati. Li analizza e ovviamente avrà bisogno di una componente hardware e di una componente software. E una volta messo insieme il tutto, va ad analizzare il dato e che cosa fa? Va a creare informazione dal dato e questa informazione a chi serve? Serve all'organizzazione per prendere decisioni. Quindi quello che noi vogliamo fare è digitalizzare un processo, analizzare dei dati insieme all'esperto della materia, perché ovviamente l'informatico, colui che sviluppa, non è esperto della materia, ma insieme all'esperto della materia produce informazione e su questa informazione il management dell'istituto va a prendere decisioni. Le frecce sono circolari, questo perché è un processo che non si ferma mai. Quando si sviluppa un software, quando si implementa una procedura, non c'è mai un inizio e una fine, perché nel momento in cui consegni all'organizzazione la tua soluzione, quella soluzione nel tempo avrà bisogno di arricchimento, va seguita, va curata, non è una cosa che nasce e che muore. Quindi quello che vogliamo fare è farvi vivere un'esperienza all'interno del team di lavoro che ha l'obiettivo di progettare, sviluppare e collaudare il software che sia utile alla gestione del flusso lavorativo. Quindi che cosa imparerete? Imparerete sicuramente o quantomeno avrete esperienza nell'analisi dei documenti che descrivono il flusso procedurale. Una volta che avrete capito quello che è l'obiettivo da raggiungere, si procede con la modellizzazione del nostro progetto, si andrà a codificare il progetto, a testarlo e a collaudarlo e si andranno poi a generare tutti quei documenti necessari all'utilizzo dell'applicativo realizzato, alle scelte che sono state fatte e soprattutto alla generazione del materiale che che permetterà la presentazione del vostro lavoro. Durante tutto quanto questo processo voi vi renderete conto che avrete una prima interfaccia con un committente che sarà un'unità interna al nostro istituto e vi renderete conto che c'è un primo approccio con il cliente e capirete che è necessario parlare con l'interlocutore in modo privo di tecnicismi informatici che a volte ci identificano in modo sbagliato. Quindi dovrete capire come andare ad interloquire con l'utente finale, cioè l'utente che ci ha commissionato il lavoro.
Inoltre capirete che per andare a implementare un'applicazione, quindi a un processo, c'è bisogno di capire il processo che si sta andando ad analizzare. Da volte è complicato poter scendere in merito a materie che non sono di base di formazione, ma che è necessario farlo. E inoltre un'altra esperienza che potrete fare durante questo percorso è lo scontrarsi con il voler innovare troppo. A volte si tende, soprattutto per chi cerca di digitalizzare le informazioni, a portare troppa innovazione, e a quel punto bisogna rendersene subito conto che chi sta dall'altro lato, cioè il committente, non è in grado di recepire subito tutta l'informatizzazione che si vuole dare, quindi bisogna fare un passo indietro. Questo ci è stato insegnato anche da Jobs, che ci ha detto, e l'ho riportato, che qualche volta quando innovi fai degli errori. È meglio ammetterli velocemente e continuare migliorando con altre innovazioni. Il percorso che abbiamo strutturato è costituito di 66 ore. Il cuore di questo percorso sta nello sviluppo dell'applicazione e nel collaudo dell'applicazione. Speriamo che siano sufficienti, comunque cercheremo di fare il più possibile. E durante questo percorso le competenze che vorremmo che voi acquisite sono tante. In realtà l'obiettivo è quello di farvi capire come sono strutturati i documenti, come leggere questi documenti, capire sul mercato qual è la panoramica di prodotti che possono essere utilizzati, sia questi a pagamento open source, per la realizzazione del vostro progetto, ma soprattutto vorremmo che l'esperienza di lavoro in team e per obiettivo sia un'esperienza gradevole. E qual è l'ambito? Noi abbiamo parlato in modo generale di quello che vorremmo farvi vivere, l'ambito che verrà preso come applicazione del vostro progetto è l'ambito della certificazione Ecolabel. Vorremmo che implementare una procedura che consenta dalla registrazione dell'utente che vuole certificarsi fino al processo finale in cui la certificazione viene rilasciata. L'ambito della certificazione è appunto quella delle certificazioni ambientali, inquadrata sul settimo programma comunitario per l'ambiente, che è stato chiamato Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. Gli obiettivi su cui si fonda questo programma sono 9 obiettivi. La certificazione Ecolabel è focalizzata sul secondo obiettivo, che recita trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva. E la certificazione Ecolabel rientra in quest'ambito in quanto vuole fornire a chi acquista prodotti informazioni precise e dettagliate su quello che sta acquistando, in modo ovviamente da incrementare lo sviluppo di questo mercato. L'ambito da cui partiamo, quindi la situazione attuale, quindi l'ESIS, che cos'è? È sostanzialmente la presenza di tantissimi fogli Excel, di tantissime informazioni e di comunicazioni che sono cartacee, mail e PEC, che sono disorganizzate. Bisogna mettere ordine all'interno dei fogli Excel e appunto nell'organizzazione della documentazione, in modo che ci sia un filo logico nel rintracciare tutte quante le varie informazioni. Il to be, qual è? È praticamente generare un'applicazione web, una banca dati che segua tutta quanta la filiera del processo di certificazione, che vada ad organizzare lo scambio di informazioni che siano facilmente reperibili. Ovviamente dall'ESIS al to be c'è il gap, perché l'utente che attualmente oggi usa il foglio Excel dovrà imparare ad utilizzare l'applicazione che andremo a sviluppare, dovrà capirne la logica, e quindi ci sarà un momento in salita in cui sentiremo a volte dire: però prima era più semplice. Però sappiamo benissimo che a regime, nella situazione del to be, sarà molto più semplice gestire le informazioni e soprattutto sarà più semplice ricavare informazioni per consentire di fare scelte migliorative rispetto a tutto quanto il processo aziendale. Questo è il nostro progetto. Io volevo concludere con questa frase di Jobs del 2005, perché è un augurio fatto a tutti quanti voi ragazzi dell'alternanza.
E l'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non vi fermate, come capita per le faccende di cuore, sapete di averlo trovato non appena ce l'avete davanti. E, come per le grandi storie d'amore, diventa sempre meglio col passare degli anni. Quindi continuate a cercare finché non lo trovate, non accontentatevi. Stay hungry, stay foolish. Quindi auguri e speriamo che sia un bel progetto. Abbinato all'Istituto Arangio Ruiz, dove sono gli studenti? Eccoli là, esperti informatici tutti? Tenetevi pronti perché Antonella Pellegrini vi metterà alla prova, sul campo praticamente.